telescopi hanno il compito di raccogliere tanta più luce possibile proveniente dai deboli astri lontani e concentrarla in un sistema di lenti, chiamato oculare, nel quale si va a formare l'immagine che si va ad osservare. Per questo i metodi sono due: utilizzare delle lenti oppure degli specchi. L'uso delle lenti viene dai cannocchiali terrestri, che vengono migliorati da Galileo e da molti altri. La luce, passando dall'aria al vetro della lente, viene deviata secondo le leggi della rifrazione e, se queste sono opportunamente lavorate, viene concentrata in un punto, chiamata fuoco, nel quale viene posto l'oculare. Il telescopio a lenti di Galileo, però, soffre di un problema congenito: il cromatismo. Ogni lente rifrange, oppure devia, in modo diverso, le singole lunghezze d'onda che formano la luce, i colori, impedendo loro di andare a fuoco tutte nello stesso punto. Questo fa sì che, se si mette a fuoco per esempio il rosso, tutti gli altri colori siano fuori fuoco, creando così una macchia di luce che renderà l'immagine poco dettagliata. Newton è convinto che non sia la soluzione a questo problema, in quanto insito nella natura stessa delle luci e delle lenti. Per questa ragione, nel 1668, mentre Newton si trovava chiuso in casa per via dell'epidemia di peste che imperversava a Londra, inventò il telescopio a specchi, un po' come abbiamo fatto noi durante il Covid, con la differenza che noi comuni mortali ci siamo sbizzarriti a fare torte, pizze di ogni genere. Lui ha inventato un telescopio. Se un raggio di luce colpisce una superficie curva, il raggio si riflette nella sua interezza, cioè tutti i colori nello stesso modo, deviando di un angolo che dipende dalla curvatura della superficie. Lavorando una superficie concava, si può fare in modo che i raggi paralleli che provengono dal cielo vengano deviati in un cono che va a fuoco tutto nello stesso punto. L'idea di Newton è semplice e geniale. Il progetto viene realizzato. Newton autocostruisce un piccolo telescopio delle dimensioni di circa 30 mm, comparabile con quello di Galileo, e nel 1671 lo presenta alla Royal Society, incontrandone il favore e ricevendone gli elogi, anche se non proprio da tutti. Tuttavia, il nuovo modello di telescopio, seppur privo di cromatismo, ha una qualità ottica inferiore a quello di Galileo, e lo stesso Newton lo abbandona. Se questo sembra chiudere un capitolo, in realtà non è così. Quante volte l'approccio scientifico sembra portare su un binario morto? Questo non è un problema. Significa solo che o l'ipotesi che si è delineata non è corretta, oppure che l'argomento non è stato affrontato nel modo giusto. Non è questo un fallimento. Sarà un caso che tutti i telescopi più grandi del mondo oggi sono a specchi?